Continua la nostra avventura qua in Salento, cari amici. Allora, mentre Ene è andato a parcheggiare la macchina, oggi stiamo cercando di sbancare Otranto. Esatto. Davanti a questo castello molto molto bello. E di rondello. Esatto. Ci sono ristoranti, c'è gente, speriamo che, speriamo che non ci caccino, perché in realtà siamo totalmente illegali. Abusivi. Ma abbiamo avuto insomma qualche centinaio di chilometri un po' travagliati per trovare lo spot di questa sera, quindi alla fine ci siamo decisi a venire qua a Otranto. Esatto. Vediamo un po' qua. E se qualcuno di voi avesse la risposta a questa domanda, dopo il concerto può venire a darci la sua opinione. Grande show, grande pubblico, grande spettacolo. Tutto perché cappello. Abbiamo messo gli amplificatori al contrario. È stato quello. È stata una figata, ragazzi. Tantissima gente. Tanta, pubblico caldo dall'inizio alla fine. Risposta positiva. Cantavano, applaudivano, bravi bravi, bravi bravi. Bravi bravi, anche l'artista bravi 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 bravi, 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 bravi. Però bravi bravi con... No, è stato bellissimo, stasera ci siamo davvero divertiti. Ene finalmente inizia ad avere problemi di tendinite. E non è il primo percussionista della Gaps Orchestra che durante uno street tour... Inizia a tirarmi. Sì, vediamo di aggiustare subito il braccio con arnica e Voltaren probabilmente. E vodka. Mena come un fabbro, c'è pure da di questo. Va bene, vediamo, probabilmente è soltanto lesione muscolare per lui, riusciremo... Ci teme uno stop di qualche giorno. Comunque dai, è andata alla grande, ragazzi. Adesso meritato, mangiamo la pizza? Per forza. Sì. L'ho un po' smussato ai lati, cioè. Non c'entra neanche smussato. Ah, così. Allora, ragazzi, ultimi giorni in Salento. Abbiamo suonato negli ultimi 2 giorni a Otranto. A Otranto. Com'è andata? È andata molto bene, direi che le serate migliori. Grandi gioie, grandi cerchi, grande... Convivialità. Convivialità, bellissimo. È vero. È stato tutto molto bello, specialmente la pasta dopo cena. Sì, vabbè, torniamo a casa praticamente alle 2 di notte ogni sera, diciamo sì, ci facciamo la pasta e poi... E poi ci offrono i panini. Sì, ci offrono i panini, poi l'unico sveglio è quello che guida, forse. Tra un pisolino e un altro. Che ci picchiamo. Frank è maestro di quest'arte, tra l'altro, come dimostrò qualche anno fa in Portogallo. E quindi adesso ci godiamo questi ultimi 2 giorni. Abbiamo contattato un maresciallo, una marescialla, dei vigili urbani, robe grosse, per suonare a San Foca e poi dopo dovremo suonare con la O. E poi dopo dovremo suonare alla festa di San Rocco il 15 a Torre Paduli. Paduli, festa anarchica per stessa ammissione dell'organizzatrice. E appunto, che direi che ci piace molto, moltissimo. Viva la foca. E adesso che facciamo, raga? Conoscete l'uccello Padulo? Qual è l'uccello Padulo? No, quello che vola all'altezza del culo. Adesso per sciacquarci da questa battuta dove andiamo? Andiamo al mare, ma. Adesso andiamo al mare, raga. Andiamo al mare, Ale? Andiamo al mare. Andiamo al mare? Andiamo al mare. Pensa che ho i testicoli così. Eccoci qua, siamo a... Porto Limnionas, no, non è vero, quella in Grecia. Santa Caterina. Perché mi rincorri? Sono uscito dalla camera per far vedere alla gente... Guardate com'è bello qua, adesso ci spariamo un tuffettino. Perché? Anche due perché appunto anche il musico ha bisogno della sua parte. Della sua parte dura. Il riposo del guerriero, ragazzi. Il riposo del guerriero. No, non è questo, il riposo del guerriero è un altro, ma magari ve lo mostriamo in un altro vlog. Andiamo a prepararci per suonare. Andiamo a mangiare. Doccia, mangiare, doccia. Suonare. Tipico pranzo delle pennica. 6:30 del pomeriggio. Sì, esatto, non abbiamo capito. No time for pennica. Ma Ene sicuramente lo troverà. Infatti. Sì, grande. Dovete sapere che Enea praticamente dorme
da quando abbiamo iniziato questo tour, quindi già nel video precedente. Ma in letargo, lui dormiva, in letargo, si sveglia, suona, dorme la mattina e poi continua a dormire tutto il giorno. Arrivati a San Foca, dove abbiamo appunto l'autorizzazione a suonare. Siamo riusciti ad ottenere un'autorizzazione per vie non chiarissime, ma vabbè, il maresciallo dei Carabinieri, il maresciallo della municipale. Quindi, della municipale, sì, scusate, maresciallo ci ha dato il permesso per suonare e noi ne siamo molto, cioè ci piace collaborare in parte con la giustizia. Perché e assicurare i malviventi alla galera. Esatto, perché io sono molto a favore, non so se hai visto già una volta, del fatto di essere in regola con le cose, però non di inventare delle regole che non esistono per farci smettere di suonare. Quello mi fa girare. Sì, abbiamo dei problemi a riguardo. No, e niente, perché praticamente delle volte, sai, vedo sempre che ne so, gli artisti, tutta gente condivide su Facebook, eccetera, roba di artisti che vengono cacciati dagli sbirri o gli viene fatta la multa, cioè, però noi non sappiamo niente, cioè non possiamo dire ok, ci hanno ragione, oddio, noi non ci fanno mai suonare, perché a noi non è mai successo di averci la roba sequestrata. Quindi quante volte ve l'hanno detto di non suonare, quante volte vi hanno detto di abbassare i volumi o gli amplificatori, quante volte ci avete avuto un richiamo, oh, sapete che dentro a quella galleria magari non si può suonare, eccetera. Cioè non bisogna fare i scemi per non andare alla guerra, mettersi d'accordo e trovare un punto d'incontro, che l'artista di strada fa piacere a tutti quanti averlo, perché rallegra una zona magari morta, crea pubblico, crea traffico intorno ai locali anche, e quindi non è una cosa nostra soltanto. A noi ci fa piacere suonare per tutti, però bisogna rispettare le regole e rispettarsi a vicenda. Però bisogna avere delle regole a cui sottostare. Sicuramente, noi siamo per le regole, nel rispetto di tutti quanti, siamo anche perché se tu, ente pubblico, che sia impiegato del comune o vigile, non sai le regole, non dici credo che. Dici non lo so e ti informi, mentre esatto, ricorriamo in questo problema. La cosa, dato che siamo in argomento, la cosa importante da chiarire è che legalmente l'esercizio di attività musicale o di artisti di strada non è utilizzo di suolo pubblico. Quindi esatto, agenti all'ascolto, ricordatevelo, se non sapete informatevi, perché noi siamo informati. Ok. Va bene, ora cerchiamo di farci una facciamo divertire suonata. E basta. Allora, tu vai a mangiarti la crepe. Mi mangerò la crepe. Io no, perché sto a digiuno prima del show. Il concerto è finito e il fuoco d'artificio è d'obbligo, no? Franky, ce lo siamo meritati questi fuochi? Ce li siamo meritati, anche se stavo notando che sono totalmente casuali, perché non c'è nessuno qua. No, è l'una e un quarto di sera. È l'una e un quarto, non c'è più nessuno. Amichetti del cuore. Allora, abbiamo caricato, stiamo andando appunto a fare la nostra ultima data in Salento. Un po' tristi? Molto tristi. Cioè, molto tristi da 4 giorni a questa parte, perché abbiamo trovato un buon ostello, un'ottima compagnia e degli ottimi buoni risultati qui in Salento. Tutto molto bello. Quindi esatto, stava diventando tutto bellissimo, invece noi no, ce ne andiamo in Germania dai crucchi maledetti. Esatto. Se ci seguite nel prossimo video torniamo a Ludwigsburg, che sì, se ci avete seguito anche negli scorsi travel vlog ci siamo già stati, per l'appunto abbiamo vinto, come avete visto, se non l'avete visto c'è il link qua in descrizione, abbiamo vinto il terzo posto e ci torniamo perché i finalisti, i vincitori, insomma, fanno un grande concerto per l'evento più importante della città di Ludwigsburg di tutto l'anno, più importante d'Europa di tutta l'estate 2018. Headliner, Icobario. Sono quelli che sono arrivati prima. Ma questa è un'altra storia. Marco preme per incontrare il Million Dollar Duo. Dio, ma mica ci sta. Se non sapete di cosa stiamo parlando, vi rimandiamo sempre al video. Sta di qui il video di Ludwigsburg. Quindi adesso stiamo andando a Torre Paduli, dove c'è una grande festa di San Rocco, che è un santo in realtà molto sentito in tutto il sud Italia. Infatti,
infatti prima stavamo seguendo la Notte della Taranta, adesso seguiamo San Rocco, perché probabilmente quando torneremo andremo nei paesi della Calabria che sono devoti a San Rocco e va così. Bene, hai trovato questo? Hai guidato tanto? Ho guidato molto e ho dormito tantissimo. Quindi va bene. Quindi tutto bene, lasciatemi guidare. Io guido forever. Non gli piace guidare, gli piace dormire. Le due cose conciliano. Anche perché dormo un po' mentre guido. Cioè, riesco a far combaciare bene le due cose. Questo è Marco, tutto molto bello. E questo non fatelo, perché esatto. Anche solo chiudere gli occhi alla guida. Bambini, è molto pericoloso. Fatelo. Ci vogliono anni e anni di esperienza. Vero. Frank, che dici? Com'è andato? Questo Salento è partito un po' diesel, però è piaciuto molto. Ha dato grosse soddisfazioni, abbiamo conosciuto un sacco di gente interessante. È stato... Sì, non so, perché mi viene da guardare la strada. Scusate, non è che non voglio guardare voi, è che mi piace di più guardare la strada che guardare la camera. Abbiamo visto dei posti, vissuto in dei posti molto belli, con un sacco di gente... Se dico disponibile, cosa... Disponibile. Un sacco di gente molto viandanti, disponibile. Viandanti, di vario genere. Questo è molto... Pellegrinaggio. Dove ti ritrovi in queste casette di sassi e pietre fatiscenti sul cammino e ti ritrovi a condividere il pane e il pesce appena pescato dal fiume con gente. Le mani. Ma dove hai dormito, Fred? Sopra di te, che russavi. Grande. Questo è molto medievale. Ragazzi, russo da morire. Se volete. No, in realtà, allora, appunto, hai passato le tue prime notti in un ostello, come avete visto. Ostello, è la parola. Scrivete nei commenti ostello. E in realtà hai mitigato molto il tuo russare, forse per pudore. Pudore di che cazzo? Ma... Cioè, se è russo, russo, non è la gente no, può... No, non hai russato tanto in queste notti. No. Zero, proprio. Zero? Sì. Comunque, secondo me è stato molto bello il fatto che siamo passati da... Forse perché hai dormito 2 ore in 6 giorni. Sarà quello. Ci piace la vita delle rockstar, dormiamo poco, andiamo a letto tardi, vediamo albeggiare le campagne, vediamo... Cosa vediamo? Non lo so, vediamo... Tante cose. Un sacco di roba. Ostello, d'altro canto. Secondo me è stato molto bello passare dalle casette in cui vivevamo, anche piuttosto brutte, a un posto un po' associativo ma campagnolo come il Laboratorio Luna. Il link lo trovate qua sotto in descrizione. Ragazzi, sono fantastici, ve lo consigliamo caldamente per la vostra vacanza in Salento. Non ci stanno pagando per dire questo, no, e non ci hanno neanche fatto lo sconto, però lo meritano, ragazzi, è davvero un posto bello. Sei in un ostello comunque associativo, non con troppi letti, non con troppe disponibilità di camere. Ostello, però in mezzo alla natura. Bellissimo. Hanno anche ucciso tutti i vespai. Oggi è vero. E poi c'è un canetto Balù, che è fantastico. Era tutto molto bello. Entra gente che esce. Miele, pesche, tisane. Tisane, bello. Birre. Ostello. Da non dimenticare mai l'ostello. Appena arrivati a Torre Paduli, su solito spettacolo di luminarie. Paese famoso, conosciuto per la pizzica e per i tamburelli. E se vediamo di qua, infatti, sentite che c'è un artigiano tamburellaro. Frank. Eccoci. Che ne dici di questo tour, di questa, insomma, Gaps Orchestra New Edition? Questa Gaps Orchestra New Edition è totalmente un'altra cosa rispetto alla vecchia Gaps Orchestra. Ovviamente lo spirito di base rimane più o meno immutato, se no non saremmo qua in strittura a girare per il Salento abbastanza a caso. Però dà molte soddisfazioni, lascia molto più spazio a delle performance musicali che possano avere una maggiore attrattiva sulla gente. Siamo molto più paraculi. Difficilissimo camminare. Anche più bravi. E anche più bravi, siamo migliorati tanto per quanto riguarda almeno noi due, gli altri non c'erano nella vecchia Gaps Orchestra, quindi non possiamo dire altrettanto, però sono bravi anche i ragazzi. No, sono molto soddisfatto, anche perché mi piace molto questa strada che stiamo prendendo, mi piace molto vedere che, insomma, tutti questi anni di lavoro, di gavetta, che ovviamente non è finita, assolutamente non è finita, comunque sta dando i suoi frutti. E che al di là di quello che può essere una realizzazione
professionale o lavorativa è parte soprattutto da una soddisfazione proprio personale. E questa cosa è una cosa secondo me molto 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 importante. Un altro caricamento macchina per noi. Siamo stanchi mattina relativamente presto rispetto a quando siamo andati a dormire. Ieri abbiamo fatto un riposino, Stiamo caricando la macchina, risaliamo verso Roma, lasciamo il Salento. E un po' di tristezza nel cuore. Si stava bene qua. Molta tristezza. Però andiamo più alla palanca pesante, questo per me è impagabile. Può essere pure il posto più bello del mondo. Viva la Gaps! Viva San Foga! Allora ragazzi, seguiteci nei prossimi video perché continueremo il viaggio di questa folle estate 2018. Ricordatevi di iscrivervi al canale qui sotto, di cliccare la campanella così vi arrivano le notifiche quando carichiamo un nuovo video. E viva la Gaps! Viva la Gaps!